Intanto il Novara ha vinto per 5-1 fuori casa contro il Porto Gruaro, ha accorciato le distanze dalla prima in classifica, il Siena, che ora ha solo 2 punti di vantaggio. Novara solitario al secondo posto. Ottima la gara di Gonzales, che si è dimostrato di essere un bomber, ha segnato 4 gol e da stasera è capocannoniere della Serie B. Protagonista assoluto allo Stadio Friuli di Udine l'attaccante argentino Pablo Gonzales. Grazie alla sua quadrupletta, il Novara infligge la prima sconfitta casalinga al Porto sul Mare. Per i piemontesi un 5-1 che riflette la maggior concretezza in avanti. Novara in vantaggio dopo appena 7 minuti, cross di Bertani e Gonzales inaugura la sua giornata di grazia anticipando in gol. Ottima l'intesa tra le 2 punte della squadra di Tesser. Al 24esimo il raddoppio, ancora Gonzales resiste alla carica di Delia, si porta sulla destra e realizza in diagonale, il portiere Granata è nuovamente battuto. Sul 2-0 il Porto sul Maga comincia a reagire, l'occasione più pericolosa al 34esimo, sventata da Fontana sul tiro di Capitan Cunico. 3 minuti prima dell'intervallo il terzo gol di Gonzales, appoggio di Motta e conclusione vincente che si insacca fil di palo. Nella ripresa il Porto sul Maga più vivace grazie all'inserimento di Tarana. Al 9 il gol della bandiera di Granata, proprio Tarana colpisce la traversa e sulla ribattuta Altinier mette in rete. I veneti spingono ma al 35esimo Gonzales completa il suo show con un'azione personale che si conclude in gol. Per l'attaccante si tratta del 7° centro in campionato. Al 43esimo il sigillo sul 5-1 finale su calcio di rigore per fallo di mano di Madaschi. Dal dischetto Rigoni non sbaglia. Il Porto sul Maga, un punteggio troppo severo.